Sarà proiettato anche a Teramo domani giovedì 23 maggio, nel giorno del 32esimo anniversario della strage di Capaci in cui perso la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, il terzo capitolo del docufilm I ragazzi delle scorte. Io devo continuare. Ma è un momento organizzato con l'associazione Premio Borsellino delle Onorarie, con la Polizia di Stato, e sono incontri con la cittadinanza, soprattutto con i ragazzi, che nel ricordo delle stragi di Falcone e di Borsellino, segnatamente di Falcone del 23 maggio. Sì, è importante ricordare, è importante conoscere, è importante che i ragazzi sappiano cos'è il sacrificio di uomini e donne che hanno dato la propria vita per gli ideali di libertà e di giustizia. L'iniziativa Palermo chiama, Teramo risponde, è promossa nell'ambito della 32esima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzata dall'Associazione Società Civile in concomitanza con la giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa. Un ricordo che non può passare inosservato, tutti dobbiamo impegnarci affinché non si dimentichi quello che è stato, affinché tutto ciò non si ripeta. Ci sono stati uomini dello Stato che hanno perso la vita e la società civile può solo ricordarli alle nuove generazioni. È importante. Queste saranno 2 giornate, per seminare ai giovani, come il premio Borsellino ormai fa da diversi anni. Quindi saremo presenti domani all'Istituto Classico all'Alessandrini, dove ci sarà la proiezione del docufilm, I ragazzi delle scorte. E sarà importante questo momento di riflessione perché questa è una figura, quella dei ragazzi delle scorte, che spesso non viene nominata perché appunto viene semplicemente detto i ragazzi delle scorte, ma ricordiamoci che hanno un nome e cognome, in particolare per il 23 maggio. Ricordiamo che oltre a Giovanni Falcone e a Francesca Morvillo persero la vita Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Mentre per il 24 maggio si svolgerà a Tortoreto l'evento Il gemellaggio per la legalità. 2 mesi fa abbiamo costituito il Comitato dei Sindaci per la Pace, continuiamo su questo percorso con una giornata sulla legalità, coinvolgendo i ragazzi delle scuole secondarie di Tortoreto, Alba e Martinsicuro, che hanno risposto con entusiasmo insieme ai sindaci, e lì quella mattina parleremo di legalità e di operazione contro il bullismo, mettendo a dimora anche l'albero di Gio Gio.